giorno per giorno, in ogni momento, accenditi in un sorriso. Accendi Radio Prato, un sorriso in più, sorridi anche tu. Radio Prato Web presenta I Sentieri della Mente, conversazioni con la psicologa Elisa Fantini. Conduce Letizia Magnolfi. Radio Prato, la radio che si mette a servizio dei suoi ascoltatori. Buonasera a tutti e bentornati su Radio Prato con I Sentieri della Mente dopo una lunga pausa che ci siamo presi. Primissima puntata del 2020, direi che partiamo forte, anzi fortissimo, e lo facciamo parlando di un argomento molto dibattuto. Mi riferisco alla cannabis, più comunemente nota come marijuana. Qual è l'uso consentito di questa sostanza in Italia oggi? Dov'è che finisce l'uso e inizia l'abuso al punto da diventare una dipendenza? È auspicabile per il nostro paese una legalizzazione della vendita, come è avvenuto in altri paesi, del resto per controllare il traffico che detiene ad oggi la criminalità organizzata? Ne parliamo con l'avvocato di Firenze, Simone Carboncini. Buonasera Simone. Buonasera. E come di consueto con la nostra dottoressa psicologa Elisa Fantini. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Iniziamo la trasmissione, come sempre del resto, con un contributo ripreso dal cinema. Un film inglese del 2000 che affronta il tema proposto stasera in modo, direi, molto divertente e spassoso. È L'erba di Grace. Grace, una tranquilla signora della Cornovaglia con il pollice verde, si fa convincere da un amico più giovane di lei a creare una vera e propria serra di marijuana. Il ricavato le servirà per evitare l'esproprio della casa in conseguenza dei debiti che il marito le ha lasciato dopo la morte. Grace riesce con estrema facilità a far crescere dentro questa serra centinaia di piante e decide però di non raccontare niente a nessuno, ovviamente, neppure alle sue migliori amiche, che un giorno, proprio nel cercare l'amica per un evento, entrano in questa serra. Questo è il momento in cui le due vecchie signore vengono a conoscenza di queste strane piante. Sentiamoci tutto il loro stupore. C'è nessuno? Cucù! Grace! Che curioso odore! Chi è là? Oh, Harvey! Dove sta Grace? Dovevamo definire gli ultimi dettagli della visita all'istituto femminile. Ci aveva invitate a cena, era una cosa organizzata da tanto. Dovete andare via. No, dobbiamo parlare con Grace. No, 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 dovete andarvene. E per le piante, vedete, sono molto delicate. Sono orchidee speciali del Perù. Oh, ma queste non sono orchidee. Ah, no? No, assomigliano alle foglie del tè. Tè? Tè? Che magnifica idea. Venite, andiamo in cucina. Vi offro una deliziosa tazza di tè. Veramente ero venuta per la cena. C'è il rimasto del prosciutto. Posso prepararvi un panino? Che cos'è questo curioso odore? Oh, forse il prosciutto è rimasto un po' fuori, ma è buono lo stesso, eh? Insomma, così colpite da questo strano odore, l'avete sentito, no? Le due vecchiette finiranno per farci proprio del tè, con tutte le conseguenze del caso. Vi consiglio assolutamente la visione di questo film, che è del 2000, ma è ancora è un evergreen, tanto per parlare di roba verde, insomma, no? Ma dalla fiction caliamoci subito nella realtà e inizio con la dottoressa Elisa Fantini, a cui chiedo: si parla spesso di droghe e stupefacenti, spesso accomunandole sotto un unico denominatore, ma si possono fare delle distinzioni in merito a quella che è la loro tossicità sul nostro fisico? Allora, si chiamano sostanze stupefacenti proprio perché hanno un effetto stupefacente, cioè vanno a alterare il funzionamento psichico e fisico della persona, quindi vanno, diciamo, a alterare la sua coscienza. Nel nostro parlare comune si parla molto spesso di droghe leggere, droghe pesanti, però questa distinzione non è in realtà accettata dalla scienza. Con droghe leggere comunemente si intende tutta una serie di droghe che hanno degli effetti minori sulla salute, come per esempio la cannabis, quindi la marijuana, l'hashish, eccetera. Mentre invece con droghe pesanti si intende eroina, cocaina, LSD, altri allucinogeni, le benzodiazepine oppure solventi. Però questa distinzione, come dicevo prima, non è accettata dalla scienza perché
le droghe non possono essere classificate solamente sulla base dell'effetto. Il problema nasce a monte nel momento in cui la persona ricorre a una sostanza come una sorta di via di fuga, diciamo. Mm-hmm. Ecco, ovviamente avremo un approccio sia a livello sanitario su questa questione stasera che a livello legislativo. Infatti ho presentato l'avvocato e ne parleremo con la nostra dottoressa. All'avvocato Carboncini chiedo qual è appunto l'approccio della legge, della nostra legge, agli stupefacenti. Per rispondere alla tua domanda ti dico che in linea teorica ci sono due tipi di approccio al problema degli stupefacenti: il proibizionismo e l'antiproibizionismo. È sempre stato così in tutti gli ordinamenti e così poi alla fine è anche in Italia. Gli ordinamenti che muovono da un approccio più di tipo proibizionistico partono dall'assunto che fondamentalmente la droga non è mai un atto di libertà, perché connesso col problema della droga, lo psicologa lo sa meglio di me, c'è il problema della dipendenza. Quando si parla di dipendenza non si può mai dire che è un atto libero, di libera volontà, quello che il soggetto decide di assumere una sostanza stupefacente. Allo stesso tempo si dice anche che mentre l'alcol è legale, lo è per una questione culturale e anche per motivi senz'altro di interessi economici. Motivi culturali che esulano completamente poi alla fine dal mondo della droga. Allo stesso tempo si riconosce anche che è vero sì che il nostro è un ordinamento basato sulla libertà e la libertà anche di disporre della propria salute e del proprio corpo, però questa libertà incontra alcuni limiti. Innanzitutto c'è un limite generale che è stabilito dall'articolo 5 del codice civile, che dice che gli atti di disposizione del proprio corpo sono liberi, però non possono essere compiuti se provocano una diminuzione permanente della propria integrità fisica. E in secondo luogo c'è un problema anche di aspetti criminogenetici, nel senso che il problema delle sostanze stupefacenti porta sempre con sé degli aspetti criminologici interessanti, sia da un punto di vista di effetti diretti. E penso ad esempio ai reati che un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti può compiere, come ad esempio reati stradali, omicidio stradale o lesioni aggravate dall'uso di sostanze stupefacenti, sia reati invece che sono effetti indiretti dello stupefacente, per esempio reati contro il patrimonio come il furto e la rapina, che servono a procurarsi il provento poi per procurarsi la sostanza stupefacente. Dall'altra parte invece ci sono i sostenitori dell'antiproibizionismo, che partono prima di tutto da l'enunciazione di un principio generale di libertà, per cui ognuno, siamo uno stato di diritto, di libertà, è libero di fare quello che vuole, giustamente se vuole si può anche drogare, e dall'altra partono anche da un punto di vista pragmatico e pratico, nel senso che il proibizionismo fondamentalmente ha fallito quelli che sono i suoi scopi, cioè la lotta contro la sostanza stupefacente, la lotta contro la criminalità organizzata, perché nonostante il proibizionismo le sostanze stupefacenti sono sempre molto diffuse, forse più di prima, e nonostante il proibizionismo, anzi, le sostanze stupefacenti sono diventate l'approvvigionamento principale delle criminalità organizzate. Detto questo, in Italia si adotta un approccio di proibizionismo tollerante, nel senso che il nostro ordinamento vieta tutta una serie di comportamenti che sono collaterali rispetto all'assunzione della sostanza stupefacente, però l'assunzione della sostanza stupefacente in sé non è proibita. Cioè c'è la libertà di drogarsi in Italia. Quello che non puoi fare è vendere la droga e tutta una serie di altre attività che, insomma, poi se vuoi ne parliamo. Che volevo dire, questo stato di tolleranza è interessante perché accomuna la sostanza stupefacente ad altri tipi di fenomeni, per esempio la prostituzione. Anche la prostituzione in sé in Italia non è proibita, non è illegale, è lo sfruttamento, certo, è lo favoreggiamento della prostituzione, quello che c'è dietro. Oppure per esempio il suicidio, ovviamente il suicida non viene punito, ma neanche chi tenta di suicidarsi. Però poi alla fine c'è dietro tutta la questione
l'aiuto al suicidio, il consenso della persona che si vuole suicidare, poi da qui c'è stato tutto il caso Cappato, eccetera. E la questione delle sostanze stupefacenti è assimilabile, diciamo, a queste fattispecie. Quindi la mia risposta è: in Italia c'è un approccio di tipo proibizionista però tollerante, che distingue anche tra le varie situazioni, tra il consumatore e lo spacciatore, tra le droghe appunto cosiddette leggere e le droghe cosiddette pesanti. Quindi, detto questo, se qualcuno, quindi, cioè, che ci si può drogare, ma non si può vendere, giusto? Non si può Esatto, fare esatto. lucro sulla droga. Quali sono le sanzioni se si viene trovati in possesso di un quantitativo, di un certo Sì. quantitativo di una sostanza illegale, come la cannabis? Intanto do una precisazione alla tua domanda, nel senso che è vero, ci si può drogare, però la detenzione è sempre proibita. Ok? Un Sì, è po' un un po' paradossale. Sì, è un po' ossimoro, paradossale. esatto. Sì, effettivamente è un po' paradossale, Senza perché vabbè, ok, cioè te sei quindi libero di drogarti, ti però puoi non te drogare, la però puoi non puoi, avere, non la puoi immagino. tenere, non la puoi tenere. Tutti i sensi. Allora, sul concetto della detenzione, però, bisogna fare dei distinguo, nel senso che la legge prevede una differenza tra la detenzione per uso personale e la detenzione invece a fini di spaccio. Ok? Certo. La legge normativa principale in materia è contenuta nel DPR 309 del 1990, che è cosiddetta la normativa Iervolino-Vassalli, che è stata adottata in pendenza del governo Andreotti, e Vent'anni. si distingue appunto tra la detenzione per uso personale e la detenzione per uso non personale. Allora, la detenzione per uso personale è sanzionata, ha delle sanzioni amministrative. La detenzione per uso non personale a fine di spaccio ha delle sanzioni penali. Questa è una cosa importante da dire, perché uso personale non vuol dire che c'è una sorta di immunità generale, quindi se io ho un po' di cannabis per uso personale vado esente da qualsiasi tipo di sanzione. Questa è una cosa che va detta fin da subito. Non sei nel penale, nessuno ti metterà mai in carcere, però hai delle sanzioni amministrative. Queste sanzioni amministrative sono contemplate dall'articolo 75 di questo DPR. In particolare, innanzitutto, che cosa vuol dire uso personale? Come si fa a capire se si tratta di una detenzione a fine di uso personale oppure no? Ci sono una serie di parametri che sono indicati dalla stessa legge, in particolare la quantità di principio attivo. Si parla sempre di principio attivo e mai poi di peso lordo. Okay, quindi il peso lordo potrebbe essere anche superiore rispetto al principio attivo. E c'è un concetto che è stato elaborato dal legislatore, che è quello di quantità massima detenibile, in sigla QMD, che attualmente è disciplinato da un decreto del Ministero della Salute del 2006, che dice chiaramente che per quanto riguarda le droghe cosiddette leggere, ovvero hashish e marijuana, il limite è 500 mg, quindi mezzo grammo. Invece, per quanto riguarda eroina e cocaina, 250 mg per l'eroina e 750 per la cocaina. Ripeto, si parla sempre di principio attivo, ok? Quindi ovviamente devi moltiplicare per un certo coefficiente che è dato dal principio attivo per avere la quantità di peso lordo che te puoi detenere a titolo di uso personale. Allora, non c'è soltanto la questione del peso, c'è anche la questione delle modalità di confezionamento e di presentazione, perché ovviamente se ti trovano con 5 grammi in tasca, però te hai 5 grammi divisi in varie, già in bustine preconfezionate, è già più sintomatico del fatto che tu questi grammi tu li avessi predisposti Per la per la vendita. vendita. Questo è ovvio. Magari Certo. invece oppure se ti trovano con un bilancino, con un coltellino, se ti trovano in tasca con una quantità Contanti. rilevante di denaro, si presume che tu l'abbia utilizzati a fine di vendita, ok? Allora, detto questo, ti dico che l'autorità competente per le sanzioni amministrative è il prefetto, ok? Mentre per le sanzioni penali, ovviamente, è un giudice. Quali sono queste sanzioni amministrative? Diciamo che il prefetto, una volta che sei stato pizzicato con la tua dose personale, ti convoca ad un colloquio in prefettura, che poi ovviamente non ti farà mai un prefetto, ma il prefetto in persona, ma ti farà
un funzionario da lui delegato. All'esito di questo colloquio, il prefetto può decidere se irrogarti delle sanzioni amministrative, che sono anche abbastanza onerose. Per esempio, c'è la sanzione della patente, la sospensione della patente, la sospensione del passaporto, la sospensione del porto d'armi. E, insomma, possono essere anche abbastanza limitative, certo, rispetto alla propria libertà di movimento. E, ti dico che la legge, in alternativa a queste sanzioni amministrative, prevede la possibilità che il soggetto si sottoponga a un programma terapeutico presso il CERT, che è elaborato dalle ASL e prevede tutta una serie di misure a livello di formazione, di volontariato, oppure anche di terapie psicosociali. In alternativa, però, soltanto nei casi di più particolare tenuità, quando il soggetto è pizzicato per la prima volta, il prefetto può fare un semplice ammonimento. Quindi, in estrema sintesi, che succede? Se ti trovano con il tuo grammo di dose personale, mm-hmm, il prefetto ti invita al colloquio. Se è la prima volta, ti fa un ammonimento, che vuol dire ti manda una lettera a casa e ti dice: ti invitiamo, signor Tizio, a non usare più sostanza stupefacente. Ok? Okay. Quindi può, insomma, un po' anche lascia un po' il tempo che trova. Se poi vieni pizzicato per la seconda volta, a quel punto o ti fa il tuo percorso al CERT oppure ti accetti la sospensione della patente per un periodo, insomma, che poi è stabilito dal prefetto entro alcuni limiti previsti dalla legge. Questa è la detenzione per uso personale, ok? Invece poi la detenzione a fine di spaccio è disciplinata dall'articolo 73 e ovviamente punisce tutta una serie di condotte, dalla coltivazione al trasporto, alla vendita, alla cessione, fino anche alla stessa detenzione. Ti do soltanto un'altra indicazione, cioè che in realtà la legge non punisce da un punto di vista penale, quindi si parla sempre di carcere, tutte le situazioni con la stessa pena, nel senso che c'è un comma quinto di questo articolo 73 che prevede una fattispecie attenuata, ovvero il fatto di lieve entità, mm-hmm, quando sulla la base di tutta una serie di parametri, di circostanze legate al caso concreto, oltre che ovviamente alla quantità e alla qualità della sostanza, e il giudice può decidere di darti una sanzione più ridotta, che questo sto parlando indipendentemente dalla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. E, ovviamente il giudice deve fare una valutazione complessiva, globale, di tutti i parametri, quindi anche se uno di questi parametri sfora quelli che sono i limiti di legge, per esempio se ti trovano un quantitativo superiore rispetto a quello che viene ordinariamente considerato di lieve entità, questo non vuol dire che tu possa comunque non usufruire dell'attenuante. Se il giudice, considerata tutta la situazione del caso, ritiene che il tuo è un caso, diciamo, particolarmente lieve, ok? Ho capito. Quindi, in estrema sintesi, le misure sanzionatorie sono o amministrative o penali. E comunque i casi singoli, nel senso, è discrezione del prefetto, del giudice stabilire poi qual è la pena, giusto? Eh sì, fondamentalmente sì. Ho capito. Cioè, stabilire ovviamente la legge prevede quelli che sono dei limiti nel minimo e nel massimo della pena. C'è un range. Ok, benissimo. Dottoressa, torno da te, Elisa, e chiarita. All'inizio il fatto che secondo la scienza non si può fare effettivamente una netta distinzione tra quelle che sono le droghe pesanti e le droghe leggere, rimanendo sull'argomento cannabis, ti chiedo quando è che si presenta il limite tra uso e abuso di questa sostanza. Allora, volendo, possiamo fare anche una distinzione tra abuso e dipendenza. L'abuso è una sorta di uso ricorrente, patologico, in modo continuativo della sostanza, che provoca tutta una serie di alterazioni psicofisiche, può portare a dei problemi, all'incorrere appunto in problemi legali, ma anche per esempio a dei rischi, una persona che si mette alla guida dopo aver assunto una sostanza, oppure una persona che fa un particolare tipo di lavoro per cui deve gestire delle macchine. Quindi questo è l'abuso, è un uso ricorrente, diciamo, per almeno un anno.
Dall'abuso si può passare alla dipendenza. La dipendenza è una sorta di evoluzione dell'abuso, cioè quando la persona, una volta che è terminato l'effetto della sostanza, deve immediatamente riassumerla per ottenere l'effetto desiderato, oppure nel caso in cui, per tornare all'effetto iniziale, deve assumere una quantità sempre maggiore di quella sostanza. Nella dipendenza si può presentare anche l'astinenza, la classica crisi d'astinenza con sintomi fisici o sintomi psichici dati quando la persona smette oppure tenta di ridurre il consumo della sostanza. Quindi, per riassumere, tra abuso e dipendenza si può utilizzare il criterio delle 3C, che sono un uso continuativo, un uso compulsivo e la perdita del controllo. L'abuso prevede solo la prima C, quindi l'uso continuativo. La dipendenza prevede tutte e tre le C, quindi l'uso continuativo, l'uso compulsivo e la perdita del controllo. Perfetto, ottimo. Okay. Queste tre C sintetizzano meravigliosamente, devo dire, questa la risposta alla domanda che ti ho fatto. In particolare, della cannabis, quali sono gli effetti sulla psiche e sul fisico, se appunto se ne fa un uso eccessivo, ovviamente? Allora, tutto ovviamente dipende, come dicevi giustamente te, Letizia, dalla quantità. Chi fuma marijuana riferisce di sentirsi più sollevato, rilassato, socievole. Una quantità può portare a una perdita d'attenzione, una perdita di memoria, si riducono i tempi di reazione. Sono stati fatti anche degli esperimenti tra persone che avevano assunto cannabis e persone invece no, è emerso che il tempo di reazione delle persone che avevano utilizzato la cannabis era inferiore. Quindi questo cosa comporta? Che una persona che si mette alla guida ha un tempo di reazione inferiore, così come una persona che fa una determinata tipologia di lavoro a contatto con dei macchinari ha un tempo di reazione minore. Inoltre, la persona può sentirsi euforica, disforica, oppure può avere una sorta di rallentamento del tempo. Sul piano fisico si hanno gli occhi rossi, gli occhi irritati, la bocca secca, l'aumento del battito cardiaco e l'aumento anche della pressione sanguigna, che poi porta all'arrossamento degli occhi. Con la cannabis si può anche andare incontro all'intossicazione. Casi rari, però la persona può avere delle crisi come l'attacco di panico, una psicosi, una paranoia. Certo. A questo va aggiunto poi, mi sento di dire, che c'è tutto un quadro molto più ampio e controverso legato a quelli che sono gli effetti terapeutici del THC o di altre sostanze simili, perché per esempio possono essere utilizzati a scopi terapeutici con le persone malate di cancro, coloro che stanno affrontando una chemioterapia, perché riduce il senso di nausea, riduce quindi la perdita dell'appetito. E a proposito, Elisa, di queste tue ultime parole, cioè sul il possibile utilizzo a scopi medicali oltre che a scopi meramente ricreativi della cannabis, vi voglio far sentire un contributo davvero brevissimo, che ovviamente meriterebbe un approfondimento a sé, ma stasera non abbiamo tempo, quindi lo rimandiamo sicuramente a un'altra puntata, ed è tratto dal canale YouTube della Fondazione Umberto Veronesi. Ve lo faccio sentire, eccolo qua. La cannabis terapeutica è una cannabis prodotta per un uso medico, quindi viene prodotta con norme strettamente farmaceutiche che la differenziano ad esempio dalla cannabis da utilizzare per un uso ludico, in quanto è una cannabis che ha una qualità ben precisa e controllata, quindi vuol dire avere intanto l'assenza di muffe, di batteri, di metalli pesanti o di altri agenti che inquinino la pianta, e avere l'altra caratteristica è avere un dosaggio standardizzato molto preciso, per cui in pratica ogni volta che utilizziamo della cannabis con scopo terapeutico, una cannabis medicale, sappiamo esattamente quanto principio attivo stiamo prescrivendo. Ho tenuto a sottolineare questo aspetto della cannabis perché almeno in questo, questo stupefacente si differenzia senz'altro dagli altri, sicuramente da una cocaina, una droga, credo da definirsi sintetica, non può trarre principi medicali. E come detto, sicuramente meriterebbe il giusto approfondimento, non è questo il momento. Passiamo nuovamente ad analizzare
la questione della cannabis dal punto di vista legislativo e quindi torno all'avvocato Carboncini, al quale chiedo quali sono le differenze sanzionatorie per utilizzo e possesso tra droghe leggere e droghe pesanti. E, da questo punto di vista c'è stata un'evoluzione normativa che probabilmente è ancora in corso. Nella disciplina originaria del DPR del 1990 era prevista una differenziazione tra le sanzioni legate alle droghe leggere e quelle legate alle droghe pesanti. Nel 2006, con la legge numero 49, la famigerata Giovanardi Fini, governo Berlusconi, si è passata a un regime invece di parificazione tra droghe pesanti e droghe leggere. Questo ovviamente in una prospettiva maggiormente punitiva nei confronti della questione degli stupefacenti. Questa legge, dopo diversi anni, cioè nel 2014, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale per motivi in realtà poi non di merito quanto formali sul modo in cui, sull'iter legislativo in cui è stata prodotta questa legge. Quindi siamo tornati alla distinzione sanzionatoria tra droghe leggere e droghe pesanti. Distinzione che è stata poi confermata lo stesso anno da un decreto legge 36 del 2014 convertito nella legge 79 del 2014 governo Renzi, che ha confermato consacrandola la distinzione sanzionatoria tra le droghe leggere e le droghe pesanti. In pratica, voi siete stati attenti e avete ascoltato quello che ho detto prima, vi ricordate che all'interno dell'articolo 73 c'è una distinzione tra il fatto di lieve entità e lo spaccio invece vero e proprio. Allora diciamo che per quanto riguarda il fatto di lieve entità le sanzioni sono le stesse, che si tratti di droghe leggere o di droghe pesanti, ovvero si va da una pena minima di 6 mesi a una pena massima di 4 anni. Invece per quanto riguarda lo spaccio e la detenzione per uso non personale del primo comma dell'articolo 73, quindi nella fattispecie non lieve, la sanzione è differenziata. Si, nelle cosiddette droghe leggere, che sono le droghe di cui alle tabelle 2 e 4 del DPR, la sanzione va da un minimo di 2 anni ad un massimo di 6 anni. Invece per quanto riguarda le droghe pesanti, che corrispondono alle tabelle 1 e 3, la sanzione minima è quella di 8 anni, quella massima di 20 anni. Questo almeno fino all'anno scorso, perché è intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale con la sentenza 40 del 2019, che ha stabilito la incostituzionalità del limite minimo delle droghe pesanti, cioè degli 8 anni. Ha detto questi 8 anni sono una cifra eccessiva, sproporzionata, più che altro in rapporto con la pena massima invece del fatto di lieve entità, perché il fatto di lieve entità è punito con una pena massima di 6 anni, mentre la fattispecie classica è punita con una pena minima di 8 anni. Quindi in pratica c'è un gap di 2 anni, nel senso che se vieni trovato con della cocaina e rientri nel fatto di lieve entità, rischi fino a 6 anni di carcere. Se invece il fatto non è di lieve entità, rischiavi un minimo di 8 anni, quindi era sproporzionato il rapporto. Allora la Corte Costituzionale ha detto no, la pena, la sanzione minima per le droghe pesanti deve essere di 6 anni, non di 8. Quindi diciamo che c'è questa differenza sanzionatoria, nel senso che per le droghe leggere la pena minima sono 2 anni, per le droghe pesanti sono 6 anni. Ok. Grazie Simone, facciamo una parentesi sulla questione nuove generazioni, giovani d'oggi. Insomma, vi faccio sentire un servizio che risale al 2014 dal canale YouTube Asca News, che riguarda appunto l'uso di stupefacenti da parte dei più giovani, e poi rivolgo una domanda ad Elisa. Sentiamo. Si conferma la sostanza illegale più utilizzata dai giovani, seguita da cocaina e droghe sintetiche, ma anche l'eroina torna di moda. 75.000 giovani italiani nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni consumano cannabis quasi ogni giorno. Circa 20.000 fanno uso di cocaina, mentre sono 16.000 i frequent user di eroina, cioè quelli che la prendono 10 o più volte al mese, numero più che triplicato dal 2002 al 2013. Sono i dati del volume Consumi d'azzardo, alchimie, fragilità e normalità del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, che illustra i principali
principali risultati dello studio ESPA d'Italia 2013. Secondo le stime, sono circa 600.000 gli studenti italiani che nel 2013 hanno utilizzato sostanze psicoattive illegali, un quarto del totale, e l'83% ne ha usata una sola. Anche l'uso di alcol è molto diffuso tra i giovani, che però consumano meno alcol puro dei coetanei europei. Tra loro è meno diffusa la tendenza al binge drinking e alle ubriacature. 3 studenti italiani su 4 hanno fatto almeno una volta nella vita uso di droga, abuso di alcol, psicofarmaci o gioco d'azzardo. Il 17% ha un comportamento a rischio di dipendenza, una quota in crescita. Quindi avete sentito, no? In questo servizio si è detto un po' di tutto, sostanzialmente che i giovani hanno la curiosità di accedere un po' più o meno a quasi tutti gli stupefacenti. E la cannabis, presumo, anche per i giovani sia, Elisa, facilmente accessibile anche dai minorenni. Da psicologa, Elisa, un tuo parere, come dovrebbe comportarsi un genitore che scopre che il figlio fa un certo uso di cannabis o più in generale di stupefacenti e possono essere nocivi per il suo benessere? Allora, spesso si pensa che l'uso della cannabis sia la porta di accesso a quelle le droghe più pesanti, però non è detto che tutte le persone che consumano cannabis arrivino poi alle droghe più pesanti. È vero che coloro che consumano eroina e cocaina sono partiti dalla cannabis, ma solo una percentuale di coloro che usano cannabis arriva poi a questa tipologia di droghe. E questo credo sia importante sottolinearlo, a conforto magari di qualche esempio, di qualche famiglia che ci sta ascoltando. Nel caso in cui poi parliamo di ragazzi che consumano delle droghe leggere, di adolescenti, consumano magari marijuana, consumano hashish insieme, in gruppo, quindi una sorta di scopo ricreativo, scopo sociale, per una voglia di trasgressione, come se fosse una sorta di facilitatore loro sociale. Questo non significa che questo comportamento sia corretto. Tornando alla domanda che tu mi facevi, Letizia, in merito a come deve comportarsi il genitore, tutto dipende dalla relazione che c'è tra il genitore e il figlio. Non esiste una formula magica uguale per tutti, tutto va contestualizzato. Bisogna vedere anche la tipologia di relazione che c'è tra il genitore e il figlio. Se è una relazione conflittuale, il rischio è che il figlio si chiuda ancora di più, si chiuda a riccio e quindi trasgredisca e cerchi la sostanza in modo ancora maggiore. È vero che nel momento in cui un genitore lo scopre, quello che fa giustamente è adirarsi, mettere una serie di punizioni, di restrizioni, e va benissimo, però contestualizziamolo all'interno della relazione, del contesto di vita del figlio. Cosa sta succedendo? Ha cambiato scuola, ha cambiato amici. Con questo non voglio andare a giustificare l'uso della cannabis, ma voglio dire che tutto deve essere contestualizzato all'interno, certo, di quella relazione. Più che altro bisogna cercare di capire dov'è il disagio che ha portato poi all'utilizzo della sostanza e quindi a cercare di estraniarsi. Sicuramente. Poi il concetto da te espresso sul fatto che non, diciamo, non si può, o comunque non è la miglior soluzione attaccare magari il figlio e proibirgli magari assumere un atteggiamento proibitivo nei suoi confronti, mi viene in mente appunto il fallimento del proibizionismo, anche storicamente parlando, non ha avuto i suoi gli effetti desiderati. Come sempre, la comunicazione e il saper parlare è fondamentale prima di tutto. Ci addentriamo adesso nell'argomento forse più interessante legato alla questione cannabis, ovvero a quella è la questione legata alla possibilità di utilizzarla legalmente e a quello che può essere l'evoluzione in campo legislativo. Il film L'erba di Grace, di cui abbiamo sentito un piccolo estratto, è naturalmente fiction, ma la realtà, lo sappiamo, può superare ogni immaginazione, e come ci dimostra il contributo che sentirete adesso, che parla di una coltivazione ad opera di un solo individuo molto ben organizzata. Sentiamola. Siete all'ascolto di radioprato.net. Ha trasformato
inaugurato la sua proprietà alle porte di Roma in una filiera vivaistica per la coltivazione di marijuana, con tanto di semenzai e serre per le piantine più giovani. I controlli dei carabinieri, rinforzati in questi giorni per l'emergenza incendi, hanno consentito di sorprendere il proprietario, un 41enne romano, che è stato arrestato mentre irrigava parte delle circa 1500 piante di canapa indiana che coltivava all'interno di un terreno agricolo poco fuori il centro abitato di Palumbara Sabina. I militari del nucleo operativo della compagnia di Monterotondo hanno sequestrato circa 800 piante di canapa indiana in stato di infiorescenza, alte oltre un metro, e poi, in un vicino casolare, altre 700 piantine, sempre di canapa indiana, alcune appena germogliate, altre pronte per essere trapiantate all'esterno, altre già in essiccazione. Il casolare ospitava il semenzaio e la serra alimentata da 18 lampade alogene da un complesso sistema di aerazione e irrigazione. Recuperati anche 16 kg di foglie di canapa indiana già essiccate e numeroso altro materiale per il confezionamento della marijuana, tra cui una pressa manuale ed un termoessiccatore elettronico con due centrifughe. Le piante estirpate sono state sequestrate per gli opportuni esami chimici. L'arrestato è finito ai domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dei magistrati di Tivoli. Insomma, mi viene da dire, altro che Grace, tanto lavoro per niente. Avvocato, quello che abbiamo sentito è un servizio che risale al 2017, sempre ripreso dal canale Asca News. Facciamo chiarezza su questo punto. Siamo nel 2020, per la legge si può coltivare cannabis in casa oppure no? Fate il quantitativo del signore o fuori esorbitante, sì. Senti, intanto grazie per la domanda, perché mi dà l'occasione di fare un po' di chiarezza sul punto. Viviamo in un mondo in cui tutto è legato al social, a Facebook, e ho potuto constatare, io come altre persone, che a seguito di una famosa sentenza che c'è stata nel dicembre appena passato, tutti hanno gridato: finalmente è stata liberalizzata la possibilità di avere una piantina di cannabis in casa. Allora, bisogna fare un po' di precisazioni e bisogna dire esattamente qual è lo stato dell'arte adesso da un punto di vista della legislazione e della giurisprudenza che poi interpreta la legge. La legge intanto non è cambiata, la legge rimane quella che ho descritto prima, ovviamente okay, con tutte le sue distinzioni tra uso personale, uso non personale, droghe leggere, quello di cui abbiamo parlato droghe prima. Non pesanti. Allora, la questione, che tra l'altro è secolare, nel senso che se ne è dibattuto a lungo prima di arrivare a questa sentenza delle Sezioni Unite del 29 dicembre, se non mi sbaglio, è la seguente: cioè, se io mi coltivo e mi curo una piantina di marijuana in casa, lo posso fare o non lo posso fare? Perché in realtà poi la legge sul punto non prende una posizione ben precisa, cioè la legge ti dice: coltivare le sostanze stupefacenti sì, è reato, ma non ti dice poi alla fine se questa singola fattispecie rientra nell'uso personale o non rientra nell'uso personale. Allora, diciamo che questa sentenza è stata abbastanza innovativa rispetto a quella che era la soluzione prospettata dalla giurisprudenza in passato, perché prima, e cito un'altra sezione unite del 2008, così come anche una Corte Costituzionale del 95, si diceva: attenzione, anche soltanto una piantina personale, la coltivazione di una piantina personale comunque costituisce reato. Perché questo? Perché non c'è un nesso diretto di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale. Anzi, la coltivazione è sempre potenzialmente idonea a creare delle occasioni di spaccio. Questo era il ragionamento che faceva fino a questo momento la giurisprudenza. Poi in realtà il principio veniva stemperato, perché si diceva: se questo è vero, è anche vero che però bisogna verificare quella che è l'offensività in concreto. Per esempio, se io ho una piantina e questa piantina ancora non ha sviluppato un principio attivo, ovviamente il reato poi alla fine è privo di qualsiasi tipo di offensività, perché la piantina non è idonea a diffondere la sua potenzialità negativa. Se invece si trattava di una piantina comunque ridotta, di dimensioni ridotte e piccola, la giurisprudenza sempre diceva: sì, è vero, è reato, però comunque sia mi rientri nella fattispecie del fatto di lieve entità di cui si parlava prima.
Quindi diciamo già ci eravamo imboccati sulla strada di una riforma giurisprudenziale. Le sezioni unite del dicembre del 2019 hanno fatto un passo in una direzione opposta, cioè hanno detto coltivare la piantina non costituisce più reato, ma è detenzione a uso personale. Ovviamente ha determinati presupposti, quindi le dimensioni devono essere minime, anche da un punto di vista numerico delle piante, ci deve essere una forma domestica e non, come dire, imprenditoriale, commerciale, non ci deve essere la prova e sei un soggetto è inserito, ad esempio, per una serie di precedenti nel mercato dello spaccio. Ora, detto questo, bisogna fare molta molta attenzione, perché le sezioni unite non ci hanno detto che noi possiamo coltivare le nostre piantine di marijuana in casa, perché questo sarebbe andare contro la legge, che la legge non ce lo consente. La giurisprudenza ci ha solo detto che è una detenzione ad uso personale, quindi è comunque sanzionabile. Non è un reato, non va in carcere, non subisce Amministrativo, sanzionato. amministrativo. Quindi che succede? Io voglio invitare gli ascoltatori della trasmissione, i giovani che sono contentissimi a seguito di questa sentenza, a non coltivare la loro pianta di marijuana in casa, perché comunque corrono dei rischi altissimi. Da un punto di vista legale sto parlando. Perché? Prima di tutto, intanto convinci le forze dell'ordine che quelle piante che hai sono per uso personale. Mettiamo che non le convinci e loro non fanno la segnalazione al prefetto, ti parte un procedimento penale. Devi sostenere i costi e i tempi di un procedimento penale, dall'esito sempre incerto, alla fine del quale il giudice stabilirà se era un uso personale o no. Nel frattempo hai patito anni, hai speso soldi per pagarti gli avvocati e l'esito è comunque incerto. Per Leonard non Nella... sarebbe male, No, un avvocato. per me non sarebbe male, effettivamente. Quindi No, coltivate. no, assolutamente. Oltretutto, mettiamo che la situazione vada per il meglio, nel senso che viene riconosciuto che effettivamente quella piantina la utilizzavi per uso personale, comunque non sfugge alle sanzioni Certo. amministrative. E quindi ti sospenderanno la patente se non è la prima volta che ti beccano. Insomma, non è poco. No, no, ho Oltretutto, fatto non bene è a che. ricordarlo, soprattutto ai più giovani. C'è effettivamente un po' di confusione in Sì. merito a questa. Cioè, comunque io penso a un diciottenne, si è appena contentissimo preso la patente, magari legge queste, qualche informazione ripresa in qua e là dai social, come diceva lei, dicevo, io ci provo e poi incorre, come diceva giustamente, nei pericoli. No, meglio di no. Un'altra cosa, il fatto che comunque sia sanzionata non vuol dire che te ti puoi tenere la tua piantina di marijuana in casa, te la fumi, mi hanno levato la patente, pazienza, non mi interessa guidare la macchina, perché comunque c'è la confisca per la piantina, anche se è per uso personale, non è Certo, che la puoi tenere in te la casa, tolgono te la perché è tolgono. bastonato, insomma. Esatto. Poi un'altra cosa ancora, stiamo molto attenti che l'uso personale, che vuol dire? Vuol dire che te ti fai una canna e te la fumi per conto tuo, cioè te non la puoi neanche condividere con gli amici, perché già quella diventa una cessione, e già quella rientra praticamente in un reato di spaccio, e non puoi neanche farti una canna, giustamente, e poi prendere e guidare la tua automobile, Certo, perché questo sottolineiamolo. già quello di per sé è un reato, perché è la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, indipendente Assolutamente. se poi fai un incidente e provochi delle lesioni, sono delle lesioni aggravate, ma anche se non lo fai, comunque è un reato. Questo credo, avvocato, sia giusto ribadirlo, soprattutto anche per gli adulti, perché è sempre utile ripetere certi concetti, perché mi sembra, insomma, dalla cronaca non siano mai così compresi appieno, no? Ma soprattutto per magari appunto le nuove generazioni che si apprestano, insomma, a introdursi nella vita degli adulti e magari affrontano con maggiore leggerezza certi argomenti. Insomma, questo quanto detto io credo sia di assoluta importanza, quindi di questo la ringrazio, avvocato. Le voglio fare anche una domanda sull'argomento cannabis light. Se ne è discusso molto ultimamente, mi domando, si può fumare o non si può fumare? Oh, anche questo è un bell'argomento spinoso e oggetto anche di varie valutazioni da parte della legge e della giurisprudenza. Allora, la cannabis light come istituto è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 242 del 2016, sempre governo Renzi.
In pratica, questa legge ha stabilito che la coltivazione e la commercializzazione di cannabis sono lecite se rispettano due requisiti. Primo, che il livello di THC sia inferiore dello 0,6%. Secondo, che la commercializzazione e la coltivazione avvengano ad alcuni scopi determinati. Leggo perché non li so tutti: alimentari, cosmetici, industriali, di bioingegneria, di bioedilizia e di florovivaismo. A questo punto è nata la discussione, perché se io ho la possibilità di coltivare la cannabis che ha un THC inferiore allo 0,6% e poi di venderla per questi scopi, la posso anche fumare o non la posso fumare? E su questo ci sono state delle sentenze che hanno risposto in un senso e delle sentenze che hanno risposto in un altro. Fino a quando, sempre l'anno scorso, si sono pronunciate le Sezioni Unite del 2019, che hanno definitivamente invece stroncato le gambe alla possibilità di fumare e di soprattutto vendere la cannabis light all'uso di scopo ricreativo. Perché questo? Perché innanzitutto fanno leva sul tenore letterale della legge, nel senso che la legge dice espressamente che questa commercializzazione, questa coltivazione possono avvenire per una serie di scopi, tra i quali non c'è assolutamente lo scopo ludico del fumare, dell'assumere la sostanza stupefacente. Addirittura sono state citate anche delle circolari del Consiglio Superiore di Sanità che riferisce che la cannabis light in realtà sarebbe comunque pericolosa per la salute, perché potrebbe comunque avere degli effetti psicotropi, eccetera. Insomma, questa è la situazione. Quindi cosa succede? Che in realtà te questa cannabis light la puoi comprare soltanto se hai l'intenzione, per esempio, di metterti una piantina di abbellimento nel giardino, ok? Però non la puoi comprarla per fumare. Se fai una cosa del genere, chi te l'ha venduta o chi te l'ha ceduta risponderà del reato di quell'articolo 73, cioè il reato di spaccio. Te stesso invece sarai sanzionabile ai sensi dell'articolo 75, quindi con quelle misure, si dicevano prima, sanzionatorie, amministrative, sempre da parte del prefetto. Ovviamente poi il commerciante si leva presto dall'impiccio, perché ovviamente è praticamente impossibile dimostrare che il commerciante ti ha venduto l'erba perché te la volevi fumare, te l'ha venduta per gli scopi che ci sono scritti sulla bustina, insomma, no? Certo. Siamo giunti praticamente alla fine, non senza toccare un argomento per me molto interessante, per cui vorrei sentire il parere dell'avvocato Carboncini. Prima di questo sentiamo a tal proposito il punto di vista di uno degli scrittori più dibattuti, che è Roberto Saviano, un intervento ripreso dal canale Fanpage nel quale lo scrittore si schiera a favore della legalizzazione della cannabis. Sentiamo. Sembra una canna, ma non lo è. Del resto non fumo neanche le sigarette, figuriamoci le canne. Ma volevo attirare la vostra attenzione. La Camera dei Deputati, per iniziativa di alcuni parlamentari di diversi schieramenti politici, discuterà in Parlamento di legalizzazione della cannabis, di legalizzazione del possesso, di legalizzazione della vendita regolamentata e del via libera alla coltivazione. Sia chiaro, legalizzare non significa invitare al consumo, non significa spingere tutti a farsi le canne, al contrario, legalizzare significa regolamentare, sottrarre all'illegalità. Non convincerò gli scettici dicendo che se lo Stato imponesse alla cannabis la stessa imposta che impone al tabacco, incasserebbe in un anno dai 6 agli 8 miliardi di euro. Ma forse potrei richiamarli al loro senso di responsabilità, dicendogli che le droghe leggere oggi sono merce di scambio tra organizzazioni terroristiche e organizzazioni mafiose. Proprio così, le organizzazioni terroristiche vendono le droghe leggere alle organizzazioni mafiose, che in cambio o danno denaro o danno armi. Direi loro, direi agli scettici, che legalizzare significherebbe togliere alle mafie un mercato dagli 8 agli 11 miliardi di euro. Denaro che serve a corrompere la politica, l'amministrazione pubblica e a far collassare la nostra democrazia, oltre che a sottrarre diritti.
Le droghe leggere fanno male, ma non portano alla morte, come l'alcol e il tabacco, che uccidono 10 milioni di persone l'anno. Il Portogallo nel 2001 depenalizza la cannabis e in 15 anni il consumo si abbassa drasticamente. L'Uruguay nel 2013 e il Colorado nel 2014 legalizzano la cannabis ad uso ricreativo. Le carceri si svuotano e il consumo diminuisce sensibilmente. Mi rivolgo a chi crede nella legalità e chi vuole che il consumo di droga diminuisca. Ecco, a queste persone io chiedo, sostenete la legalizzazione. Aiutateci nel progetto della legalizzazione della cannabis. L'immediato risultato quale sarebbe? Sottrarre denaro e potere alle organizzazioni criminali e ottenere una diminuzione dei consumi. Legalizzare è l'unica strada per ottenere questo. Allora, avvocato Carboncini, l'opinione, il punto di vista dello scrittore Roberto Saviano è chiara. Lo scrittore, la legalizzazione della cannabis favorirebbe anche nel nostro paese una drastica diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata. Niente, le chiedo un parere in merito a questo piccolo argomentino, leggero. Questa è una domanda da $1 milione. Nessun parere personale. Esco oltretutto un po' dal ruolo dell'avvocato qui, perché poi non si parla più neanche di aspetti tecnici, giuridici, della legge, eccetera. Si parla quasi più di politica. E ho riflettuto molto sulla risposta a questa domanda, ma devo essere sincero, dopo aver sentito l'intervento di Saviano io non ho più niente da dire, perché... ora ti dico anche io quello che penso, però credo che abbia detto delle cose assolutamente sensate e ragionevoli. Allora, tenete presente questo, che è un conto è la liberalizzazione, un conto è la legalizzazione, cioè sono due procedure di approccio completamente diverse dell'antiproibizionismo, perché liberalizzare vuol dire consentire e rendere lecite tutte le attività senza un minimo di controllo da parte dello Stato. Legalizzare invece significa che lo Stato in qualche maniera interviene ad esempio determinando i prezzi, la tassazione, può imporre dei monopoli, come ad esempio succede per le sigarette, può determinare alcuni luoghi idonei allo scopo della somministrazione della sostanza. Quindi in realtà... Per intendersi, se ho capito bene, tipo i coffee shop ad Amsterdam. Esatto, okay. Una cosa del genere. Ovviamente quindi le possibilità sono... tante e svariate. Io quello che credo è che purtroppo oggi come oggi siamo ancora lontani da una cosa del genere, proprio anche per questioni culturali, ma non soltanto in Italia, credo un po' anche in tanti paesi del mondo, civilizzati o no. Ti dico che ovviamente il problema principale resta quello del rapporto con la criminalità organizzata, a cui faceva riferimento. Non si può non essere d'accordo, certo, non certo. Si può, assolutamente. Bisogna stare attenti a che una liberalizzazione globale invece non porti l'effetto opposto, cioè magari invece proprio un rafforzamento della criminalità organizzata, e magari potrebbe utilizzare i propri canali per gestire il commercio della cannabis. Certo, perché poi prima comunque di controlli, esatto. Questa è una cosa va insomma inquadrata bene da un punto di vista perché, anche politico. A quel punto o diciamo un'ipotesi di legalizzazione, non di liberalizzazione, lo Stato dovrebbe scegliere se coltivarla in loco oppure commerciare con quei paesi a cui faceva riferimento Saviano, e a quel punto si ricrea nuovamente il problema, mi dica se sbaglio, della criminalità organizzata. No, assolutamente. Ecco, assolutamente. Infatti. Certo, è un problema molto... È un problema. Esatto, con la P maiuscola, sì, sicuramente. È vero anche, come dice ricordava Saviano, anche questo è fondamentale, viviamo in un paese che vuoi per motivi economici, vuoi per motivi culturali, consente di utilizzare alcol e tabacco, che sono delle droghe a tutti gli effetti, molto più pericolose rispetto alla cannabis. Questo certo, sono legalizzate, sono tollerate, però hanno degli effetti...
devastante sul corpo se si diventa di questi dipendenti e anche solo se se ne abusa. Che, come ricordava la dottoressa Elisa, sono due concetti diversi, ma no, di importanza rilevante entrambi. Simone, la ringrazio per averci illustrato a 360 gradi la questione relativa alla cannabis, così come ringrazio la nostra dottoressa Elisa che ci ha illustrato il punto di vista più legato a quelle che possono essere le conseguenze, no? Psicofisiche se si fa un eccessivo uso di questa sostanza. Grazie a voi, grazie Grazie a voi. Letizia. Un argomento appunto dalle mille sfaccettature che ricordo, come ho detto precedentemente, sarebbe interessante da affrontare anche per quanto riguarda quello che è l'utilizzo a scopo medicale, ma chissà, lo potremmo fare in una prossima puntata. Ringrazio gli ascoltatori per essere stati con noi, ho visto che siete stati in tanti, quindi grazie, grazie, grazie e vediamo appuntamento alla prossima puntata. Sigla! Avete ascoltato I Sentieri della Mente, programma di intrattenimento e informazione condotto da Letizia Magnolfi. Radio Prato Web vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima puntata. La tua radio, Radio Prato Web.